Hanno affrontato due tematiche di particolare rilievo, la prima relativa a suolo e cibo e poi le soluzioni possibili prospettate alle valutazioni analitiche che abbiamo condotto stamattina. In questa parte suolo e cibo verranno trattati in particolare argomenti di particolare rilievo che hanno acquisito importanza sia dal punto di vista mediatico, perché c'è anche adesso, incomincia ad essersi un'opinione pubblica estremamente sensibile a tematiche di questo tipo, sia dal punto di vista epidemiologico, perché temo che questi problemi di assunzione di inquinanti con il cibo e con l'acqua vengano ancora assolutamente sottostimati nelle valutazioni epidemiologiche, e poi soprattutto in considerazione dell'elevatissimo riscontro scientifico e di ricerca che si sta avendo su questi temi. Proprio a proposito degli interferenti endocrini, c'è stata negli ultimi anni una vera e propria esplosione della letteratura scientifica internazionale. Per cui, senza perdere ulteriore tempo, mi presento io velocemente, sono il dottor Calere del Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria e insieme appunto al collega appunto modereremo questa sessione, diciamo, cerchiamo di rimanere nei tempi, ecco, i relatori per chiudere intorno alle 5:30. Comunque, prego. Buon pomeriggio a tutti. Stavamo introducendo il dottor Stefano Lorenzetti, che ci parlerà di interferenti endocrini per la ricerca e le condizioni per proteggere i cittadini e l'ambiente in cui vivo. Prego. Grazie nuovamente, buon pomeriggio di nuovo a tutti quanti. Sono ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, del Dipartimento di Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare. E sono un ricercatore, un tossicologo, e lavoro prettamente in vitro, quindi su sistemi alternativi alla sperimentazione animale, e oggi mi è stato chiesto di dare una panoramica in realtà sulla tematica dell'interferenza endocrina. E come potete vedere, diciamo, dai sottotitoli che si riassumono negli argomenti della presentazione, vi parlerò esattamente di interferenti endocrini, accennando a cosa sono, a come agiscono, quali sono i regolamenti europei che regolano gli interferenti endocrini, e dandovi poi alcuni accenni sulla salute umana, al principio di sostituzione con la ricerca di sostanze alternative che siano fondamentalmente meno tossiche, se non assolutamente non tossiche, rispetto ad alcune proprietà che in questo caso specifico è quella di interferenza endocrina, e vi chiuderò con alcuni concetti generali su come si può fare screening di sostanze che hanno un'interferenza endocrina. Allora, appunto, che cosa sono gli interferenti endocrini? Ho messo in realtà, visto che la sezione è suolo e cibo, io tendenzialmente mi occupo di cibo, oltre ad essere biologo sono un nutrizionista, vi ho messo in evidenza appunto che cosa c'è negli alimenti. Noi tutti sappiamo come concetto di base che negli alimenti abbiamo nutrienti come macro, micronutrienti e non nutrienti, ma spesso ci dimentichiamo che molti di questi sono delle molecole bioattive e, per in relazione all'interferenza endocrina, alcune di queste molecole sono capaci di interagire esattamente con gli stessi recettori nucleari che mediano l'azione degli ormoni, cioè quindi i mediatori del nostro sistema endocrino. Tra queste sostanze evidenziate in rosso ci sono anche alcuni dei micronutrienti come le vitamine, paradigmatica la vitamina D, o gli elementi in traccia, che sono stati nominati alcuni, io vi voglio menzionare in particolare carbonio e arsenico. E poi tra le cosiddette non nutrienti, definite come non nutrienti perché non esistono malattie da carenza per queste sostanze, ci sono quelle grandi famiglie di molecole, sono migliaia, che rientrano genericamente sotto il nome di antiossidanti, in alcuni casi anche di fitoestrogeni e quant'altro, ma che essenzialmente sono fenoli semplici o fenoli composti, come polifenoli, carotenoidi, terpenoidi e quant'altro. Tutte queste sostanze, macro, micronutrienti o non nutrienti, che ho appena citato, fanno naturalmente parte del mondo vegetale, quindi in quanto tali ci ritroviamo poi nella nostra alimentazione. Ma i nostri alimenti, acqua inclusa, di cui avete parlato a lungo prima del pranzo, sono praticamente veicoli anche di sostanze di sintesi che si ritrovano volutamente o meno nei nostri alimenti. Tra queste sostanze ci sono le più note, sono il gruppo dei pesticidi, in realtà chimicamente è una classe amplissima di diverse molecole, quella dei biocidi, che vale dal punto di vista chimico la stessa osservazione fatta per i pesticidi, e dei plasticizzanti come ftalati e bisfenoli, di cui vi parlerò un pochino più a lungo oggi. Questi composti bioattivi sono stati in parte caratterizzati, sono sospettati
essere appunto degli interferenti endocrini. Perché interferenti endocrini? Perché hanno la capacità di alterare il sistema endocrino causando effetti avversi sulla salute di un organismo oppure della sua progenie o di una sottopopolazione. Di fatto, rispetto al concetto neutrale di una sostanza che può essere endocrinologicamente attiva, cioè che può agire sul sistema endocrino, ma senza che possiamo dire apriristicamente se l'effetto di modulazione è avverso o benefico, l'interferente endocrino si caratterizza quindi per causare un effetto avverso mediante appunto dei meccanismi di tipo endocrino. Tra le categorie di sospetti interferenti endocrini rientrano anche alcune che non ho citato nella diapositiva precedente, come per esempio i farmaci di corrente uso, pensiamo soprattutto a quelli che sono alternativi agli ormoni steroidei, ma non solo questi, altri prodotti che sono prodotti chimici che sono presenti per esempio nei prodotti per la cura della persona. Oggi sono stati citati un po' il fosso, che tra gli altri impieghi c'è anche quello di essere presenti in alcuni prodotti per la cura della persona. Ma ho in mente in particolare sostanze batteriostatiche come i parabeni, che sono praticamente ubiquitari in tutti i prodotti che abbiamo sulle nostre mensole, praticamente del bagno, per la toilet, per, comunque per la cura, anche per la bellezza e quant'altro, che sono praticamente le sostanze che assicurano la temporalità d'uso del prodotto una volta che apriamo il contenitore. Non vi dico che cos'è il sistema endocrino perché lo ritengo insomma offensivo, ma quello che importa in realtà è che da sapere che i mediatori appunto del sistema ormonale umano sono 48 proteine che sono tra l'altro caratterizzate anche da avere diverse isoforme e quindi in realtà non sono poi soltanto 48 ma sono molte di più, siamo oltre 100, che sono appunto i mediatori di azione ormonale. I più noti sono proprio quelli del sistema endocrino: recettore androgeno, recettore estrogeno, recettori tiroidei, recettore per la vitamina D, PPAR e quant'altro. All'azione e legame del ligando su uno di questi recettori, qui sulla sinistra è rappresentato il testosterone che lega dentro la cellula il idrotestosterone o il testosterone, e immediatamente il 17 beta-estradiolo che lega appunto i recettori del pezzo di estrogeni. Ovviamente l'azione di questi geni determinano praticamente tutte le attività che sono al di sotto praticamente dell'azione appunto di androgeni ed estrogeni, ma ci sono anche altri recettori che mediano praticamente tutta l'attività metabolica dei diversi tessuti e cellule che regolano appunto l'attività metabolica, dal pancreas, la cellula beta o cellula di Langerhans, al fegato, agli adipociti. Che cos'è l'attività endocrina e perché queste sostanze vengono considerate gli interferenti endocrini? Perché in realtà non dovete pensare soltanto a un meccanismo molecolare unico, ma dovete pensare all'insieme delle attività che sono al di sotto di questi meccanismi molecolari. Attività che sono al di sotto da un punto di vista di studio e che possono essere considerate in realtà per ampiezza come un insieme di modi d'azione. Vi faccio un esempio specifico sfruttando la diapositiva precedente. Se guardo come funziona il testosterone e come si lega a un recettore androgeno e qual è l'attività degli effettori molecolari regolati da, appunto da questo legame testosterone e recettore androgeno, identifico un meccanismo di azione. Ma è conoscenza nota che se ho una sostanza che lega il recettore estrogeno in alternativa a quello che fa l'ormone endogeno 17 per estradiolo, questa sostanza a livello intracellulare può avere un crosstalk anche con il meccanismo di segnale del recettore androgeno. Quindi il meccanismo di azione è diverso, ma il modo di azione alla fine può essere simile, perché potrebbe essere una inibizione o un'attivazione degli stessi target molecolari del testosterone. Per cui è importante, quando parliamo di attività endocrina, di parlare di modi di azione, non di meccanismi, perché i meccanismi ci danno la possibilità di operare poi magari farmacologicamente, ma in realtà sono i modi di azione che ci fanno comprendere come un insieme di decine, centinaia, migliaia di sostanze possono andare ad agire in realtà sullo stesso target cellulare o di tessuto. Come vengono classificati gli interferenti endocrini? Allora, il regolamento che regola, il regolamento europeo che regola tutte le sostanze chimiche, a meno che non siano differentemente normate, per esempio i pesticidi, per esempio i medicinali, i biocidi, scusate, i medicinali e quant'altro, è il regolamento REACH, cioè il regolamento per la valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
All'interno del regolamento REACH c'è una categoria di sostanze che sono quelle che il legislatore attenziona in maniera prioritaria per le grosse conseguenze che possono avere sulla salute pubblica. Queste sostanze chimiche vengono normalmente definite come sostanze chimiche di estremamente alta pericolosità, sono appunto questi cosiddetti SWHC, e all'interno appunto di queste categorie dovrebbero rientrare sostanze che sono carcinogeniche, mutageniche o che sono tossiche per la riproduzione, sostanze che sono persistenti e bioaccumulanti tossiche o veramente persistenti e veramente bioaccumulanti, ma all'interno del REACH per la prima volta si dice che c'è una terza categoria di sostanze che devono essere attenzionate e sono proprio gli interferenti endocrini. Interferenti endocrini devono essere valutati caso per caso e possono rientrare in questa categoria delle SWHC solamente se per ogni singolo caso si dimostra che le prove scientifiche siano sufficienti per dimostrare una relazione causa-effetto e se questi effetti per la salute umana o anche solamente per l'ambiente siano estremamente gravi. Proprio ieri l'autorità competente per la sicurezza degli alimenti, l'EFSA, che è stata anche menzionata questa mattina, ha fatto uscire un lavoro che è il risultato di una meta-analisi sui pesticidi. I pesticidi sono tra le sostanze antiandrogeniche, quindi che modulano anche il signaling del recettore androgeno, quindi dell'attività degli androgeni, e a oggi, a partire da un lavoro che è iniziato nel 2014, quindi diciamo il prodotto di circa un anno e mezzo di lavoro, sono stati valutati, secondo i criteri stabiliti dal regolamento REACH, sono state valutate 41 sostanze attive che sono presenti nei formulati che fanno parte appunto dei prodotti fitosanitari, e il risultato di questa meta-analisi è che di queste 41 sostanze attive ce ne sono almeno 15 che sulla base appunto del dettato del regolamento REACH devono essere attenzionate come sospetti interferenti endocrini e quindi dovrebbero essere sostanze attive di cui va grandemente diminuito l'uso, se possibile sostituite con prodotti fitosanitari di cui si abbia prova che non ci sia tossicità analoga sul sistema endocrino e quant'altro. Questo, diciamo, è un approccio basato sulle conoscenze scientifiche a disposizione. Un altro approccio, che è quello che usa in realtà l'autorità competente per le sostanze chimiche, cioè la ECHA, che invece ha sede ad Helsinki, è quello appunto di fare comunque la meta-analisi delle sostanze chimiche di interesse e di chiedere poi agli Stati membri di segnalare se hanno a loro disposizione dei dati sperimentali che possono suggerire che queste sostanze hanno interferenza endocrina. Vi faccio vedere il caso degli iftalati. Nella candidate list per le sostanze SWHC, che potete trovare comunque sul sito dell'ECA tranquillamente, in questo momento sono classificate 163 sostanze chimiche che devono essere attenzionate da un punto di vista della tossicità. Sono andato a prendere alcuni degli iftalati che sono presenti, la lista è incompleta perché in realtà ho preso quelle che erano state inserite fino al 2013, anche se tra il 2013 e il 2015, cioè a oggi, ne sono state inserite alcune altre, me ne mancano due o tre in realtà, perché vi volevo far vedere che le quattro che vedete in basso, evidenziate in rosso, tra cui c'è il DDT, il butilftalato o il bisdietilftalato, DEP, appunto gli altri, non li sto menzionando tutti adesso per. Sono in realtà quattro delle prime sei sostanze che sono entrate in questo database come sostanze altamente pericolose, ma non sono entrate come interferenti endocrini, sono entrate perché tossiche per la riproduzione, perché con un meccanismo d'azione diverso da quello dei pesticidi che legano normalmente direttamente al recettore androgeno, queste sostanze che non legano al recettore androgeno hanno comunque la capacità di alterare il signaling del recettore androgeno. E sono comunque sostanze antiandrogeniche, definite come sostanze antiandrogeniche, ma in questa lista, in questo database, sono entrate perché come tossiche per la riproduzione. È ovvio, se sono antiandrogeniche, è ovvio. All'epoca non si era ancora stabilito che bisognasse seguire anche questo terzo esempio, oltre a quello della tossicità della riproduzione, ma anche quello della interferenza endocrina per attenzionare alcune delle sostanze chimiche. E potete vedere che queste prime quattro sono già entrate, non solo stavano nella candidate list dal 2013, ma sono entrate anche nella lista delle sostanze che richiedono un'autorizzazione. Nessuno può mettere sul mercato queste sostanze chimiche senza chiedere un'autorizzazione.
In realtà queste quattro sostanze hanno anche la caratteristica che da questo anno dovrebbero essere messe al bando. In realtà continueranno ad essere commercializzate perché non esistono molecole alternative per alcuni usi critici di queste sostanze chimiche, per cui continueranno ad essere presenti soprattutto nei medical devices, quindi nei tubi per la nutrizione parenterale, per l'ossigenazione, soprattutto nei sacchi del sangue, che quindi interessano non soltanto i nati pretermini, ma anche i dializzati come gruppi particolarmente a rischio. E qual è il problema? Che una sostanza come il DEF ha la caratteristica di prolungare la sopravvivenza delle cellule del sangue fino a 18 mesi. Non esiste tra le centinaia circa che sono state utilizzate come sostanze alternative in prova, non esiste finora una sostanza chimica che abbia questa stessa caratteristica. Nella migliore delle ipotesi, gli eritrociti, che sono le cellule che vengono normalmente utilizzate come cellule test del sangue, sopravvivono per un massimo di 6-9 mesi a seconda della sostanza alternativa che è stata utilizzata. Come potete vedere, il vantaggio d'uso nel caso appunto del mantenimento del sangue è grandemente più importante di quello dell'eliminare l'utilizzo di questa sostanza chimica. Ci torneremo un attimo poi sulla sostituzione di queste sostanze. E abbiamo detto interferenti endocrini soltanto salute riproduttiva? No, in realtà questi interferenti endocrini, proprio perché sono veramente centinaia di migliaia di sostanze chimiche che sono sospettate di essere interferenti endocrini perché hanno una somiglianza strutturale con gli ormoni endogeni, sono stati dimostrati o con studi epidemiologici o con clinical trials, pochi, o principalmente tramite sperimentazione animale, sono stati dimostrati avere come principali bersagli appunto la salute riproduttiva, la fertilità e le malattie dell'apparato riproduttivo in genere, possono alterare in realtà lo sviluppo dell'organismo, quindi in particolare tutti i mammiferi, ma non solo, provocando anche danni molto particolari come quelli appunto delle malformazioni congenite, possono alterare la funzionalità tiroidea, tutto il sistema neurocomportamentale e anche i processi metabolici sembrano essere coinvolti anche nella pandemia sindrome metabolica, in particolare di diabete di tipo 2 e obesità. Non è elencato il tumore tra queste malattie, ma in realtà è una caratteristica trasversale che non ho citato particolarmente, ma che è ben presente. E vi faccio un esempio alternativo appunto del perché i ftalati sono stati messi in relazione al sistema riproduttivo maschile come sostanze antiandrogeniche. Perché in realtà nell'uomo un'ipotesi che era stata evidenziata da alcuni medici circa 20 anni fa, che si è dimostrata essere veritiera, aveva associato alcune malattie dello sviluppo del sistema riproduttivo maschile in una sindrome, la sindrome della digenesi testicolare, che raggrupperebbe praticamente due malattie congenite come tortilismo e ipostasia, un tumore come quello del testicolo e la ridotta qualità del seme. Ridotta qualità del seme che per questi autori era intesa principalmente come diminuito numero di spermatozoi. In realtà dovete sapere che soprattutto nei paesi del nord Europa il numero di spermatozoi nel seme maschile è drammaticamente in caduta. Considerate che si parte da valori del dopoguerra di circa 120 milioni di spermatozoi per ml, in alcuni stati del nord Europa siamo intorno ormai ai 50-70 milioni per ml. Considerate che praticamente al di sotto dei 20-25 milioni sia per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, praticamente sia infertile, sia maschi infertili. Immaginate che differenza c'è stata, praticamente circa 30 anni, cioè dal dopoguerra agli anni 70 abbiamo perso praticamente la metà della concentrazione per ml di spermatozoi. Quello che manca in realtà in questa sindrome sarebbe di considerare il fatto che la qualità del seme in realtà non è solo il numero degli spermatozoi, ma anche il liquido seminale stesso, che in realtà è composto al 98% non di cellule. Per cui in realtà bisognerebbe includere in qualche maniera in questa sindrome anche dei difetti, delle alterazioni delle ghiandole accessorie maschili, cioè la prostata e le vescicole seminali, perché in realtà il 98% del prodotto seme maschile in realtà è dato da queste due ghiandole. Ma non ne parliamo perché non è inutile in questo momento. Volevo soltanto farvi notare da questa sperimentazione pubblicata nel 2009 cosa succede in realtà quando si ha un'esposizione multipla. Normalmente in tossicologia causa-effetto si deve studiare forzatamente
una sola sostanza chimica e trovare appunto un effetto per la salute. In realtà quella sindrome di insufficienza testicolare è totalmente riproponibile in un sistema sperimentale murino o anche di roditore in un gatto, insomma, devo dire, in una maniera molto semplice, esponendo le mamme agli infalati. Tant'è vero che praticamente dal punto di vista sperimentale animale si ha una sindrome degli ftalati, proprio perché queste sostanze, se esposte, se date appunto alle mamme durante il utero, provocano praticamente quelle alterazioni che avevo elencato prima per l'uomo, in realtà le provocano anche nella progenie mutina. Ma cosa ancora più interessante è che questi cicli fanno esattamente la stessa cosa. Quindi due categorie di sostanze con due meccanismi di azione diverse ma con un unico modo di azione. E attenzione, tutti questi difetti che vedete rappresentati in questi quattro pannelli, con combinazioni di due antagonisti noti per l'androgeno, due ftalati, ma di tipo diverso, un pesticida e uno ftalato, dà appunto l'insorgenza di alcuni marcatori, appunto come queste malattie congeniti, come l'ostadia, come la genesi dell'epididimo o del tubernacolo. Qual è la curiosità di questi pannelli? È che le concentrazioni che sono state usate in combinazione binaria sono tutte concentrazioni al di sotto della TDI umana. Quindi in pratica, quando si testa la sostanza da sola, tutto è come il controllo. Quando si testano in combinazione si ha un effetto. Quindi uno dei problemi grossi che abbiamo per veramente affrontare queste sostanze chimiche dal punto di vista regolamentatorio è riuscire a iniziare a fare tossicologia di miscele, perché la situazione reale in realtà non è nemmeno questa. Di solito siamo esposti a qualche decina, se vogliamo essere buoni, di sostanze chimiche. Non affronto i particolari molecolari, vi volevo far vedere soltanto questo risultato di una nostra sperimentazione, che è stata pubblicata nel 2010, in cui avevamo fatto appunto esposizioni in utero a ftalati, in particolare al DEP, pensando di andare a vedere se poteva essere un promotore di tumori a livello epatocitario. L'evidenza di promozione tumorale non l'abbiamo assolutamente trovata, nemmeno fantasticando sui nostri colorati storici, ma la cosa clamorosa è che abbiamo trovato che le cellule epatocitarie della progenie, quindi non degli esposti postnatalmente, ma degli esposti in utero, non erano assolutamente capaci di accumulare il glicogeno. Vi rimando alla pubblicazione per i dettagli. Praticamente questi epatociti di progenie la cui mamma era stata esposta in utero al DEP avevano come conseguenza un ritardo di maturazione degli epatociti. Gli epatociti che normalmente finiscono la maturazione, quindi fanno lo switch da condizione fetale a quella adulta, soltanto postnatalmente. Praticamente questi topi lo facevano, nel caso del topo c'è una settimana di ritardo, quindi nelle concentrazioni più alte c'era anche mortalità, ma essenzialmente c'era un recupero, non che però era sesso dipendente, in ritardo sulla capacità di trasformarsi, di questi epatociti, di trasformarsi da fetali in adulti. Il mediatore molecolare di questa attività sembrava essere praticamente l'alfa-fetoproteina. L'alfa-fetoproteina, che è una proteina che viene normalmente monitorata in gravidanza, ma che alla nascita non viene più espressa, in realtà, se non in caso di tumore, in realtà in questi epatociti postnatalmente continuava ad essere espressa finché gli epatociti non riuscivano a cominciare ad accumulare il glicogeno. Principio di sostituzione, avevo detto che ci sarei tornato. In realtà il principio di sostituzione è uno dei caposaldi che deriva dal principio di precauzione che è stato nominato diverse volte mattinato, e sancisce l'obbligo di sostituzione delle sostanze chimiche tossiche con alternative più sicure ove disponibili. Vi ho già fatto l'esempio del DEP, che continua a essere in deroga nell'uso prevalente dei medical device o delle sacche del sangue. Ma che cosa si dovrebbe fare normalmente per sostituire una sostanza chimica che è tradizionalmente in uso e la cui utilità è richiesta proprio dal mercato per diverse per noi, perché normalmente un inciso che, visto che oggi c'era stata anche un po' di polemica sull'utilizzo del FOI-FOS, ricordate bene che tutte queste sostanze chimiche di sintesi sono in uso
perché l'industria cerca di soddisfare delle nostre richieste. Quindi ci dovremmo fare anche una domanda un po' all'indietro. Certi plasticizzanti come il bisfenolo A, che è molto chiacchierato negli ultimi anni, viene usato perché è l'unico modo economico per prevenire la contaminazione microbiologica dei cibi che vengono conservati nella scatola di metallo. Quindi è chiaro che lo vogliamo sostituire perché abbiamo dimostrato che è un interferente endocrino, ma è anche chiaro che ci dobbiamo rendere conto che la richiesta di produzione di quella sostanza chimica viene da noi, viene dalle nostre abitudini di vita sociale, dal nostro stile di vita. E posso farvi tanti altri esempi, però questa cosa ci tenevo a dirla perché deve essere chiara. Cioè non stiamo combattendo l'industria chimica o comunque qualsiasi prodotto, stiamo combattendo i nostri stili di vita. Quindi dobbiamo forse farci un piccolo question mark nella nostra testa e capire perché, se vogliamo fare il chilometro zero, abbiamo un vantaggio dal punto di vista ambientale, non è soltanto una moda. Spero di essere stato chiaro, insomma, non sto difendendo l'industria chimica, stavo criticando noi stessi, me compreso in primis come cittadino. Allora, se abbiamo evidenza che una sostanza chimica ha una sua tossicità, e oggi vi ho parlato di interferenza endocrina, allora dobbiamo cercare delle alternative. Quello che stiamo facendo nel nostro gruppo di ricerca, in un progetto coordinato da Alberto Mantovani, che era in realtà la persona invitata che sto indignamente sostituendo, era proprio di parlare un attimo di questo approccio, e cioè come cercare, facendo uno screening in vitro, quindi in tossicologia in vitro, delle sostanze chimiche che possono essere consigliate per andare avanti nella ricerca come effettivamente alternative veritiere meno tossiche da un punto di vista dell'interferenza endocrina. Perché poi bisogna andarla a testare sul prodotto finito. E praticamente noi ci siamo concentrati, per dimostrare il principio di nostro interesse, ci siamo concentrati proprio sui plasticizzanti, ftalati e bisfenolo A, perché appunto in quella lista di autorizzazioni che vi ho fatto vedere fugacemente prima, in realtà di plasticizzanti ci sono ormai quasi 15 sostanze. Quindi c'è ampio spazio per applicare uno dei principi cardine del regolamento RIC, cioè che è quello proprio del principio di sostituzione. Ci siamo concentrati su queste due sostanze parallelamente, cioè queste due famiglie di sostanze, parallelamente anche sui parabeni, che sono sospetti interferenti endocrini, anche queste come sostanze estrogeno simili, ma non sono normali da nessun punto di vista perché vengono considerate sostanze non tossiche alle concentrazioni che utilizzo ovviamente. E quindi nel progetto Life-Rese abbiamo usato un approccio che in realtà era nato all'interno di un precedente progetto europeo, Recoret, in cui per studiare sostanze che potevano avere un effetto di interferenza endocrina sul sistema riproduttivo, era stato sezionato il ciclo riproduttivo dei mammiferi in tanti test in vitro. Ed eravamo riusciti a dimostrare in questo progetto che eravamo capaci praticamente di ottenere gli stessi risultati che sono stati ottenuti con la sperimentazione animale tramite tutti questi sperimentazioni che sono riportate in questo grafico, e il nostro gruppo aveva messo a punto, per esempio, il test della selezione del PSA. Avevamo fatto la scoperta dell'acqua calda, cioè in tossicologia, se usavamo delle cellule umane per degli studi in vitro, che cosa potevamo usare? Potevamo usare un marcatore che era già considerato dagli studi clinici, potevamo usare un marcatore ovviamente esistente perché prodotto da cellule umane in vitro, e soprattutto un marcatore che ha la caratteristica di darci indicazione di alterazione della fertilità maschile, e soprattutto è totalmente sotto il controllo di un ormone. È totalmente sotto il controllo non del testosterone, ma degli HT, che sono cellule epitelio della prostata, e qualsiasi interferente endocrino che agisce sulla cellula dell'epitelio della prostata, indifferentemente se riconosce il recettore androgeno o agisce tramite un altro meccanismo, alla fine comunque va a finire sul signaling degli androgeni, e quindi questo marcatore raccoglie tutto, indipendentemente dal meccanismo molecolare. È un buon marcatore indiretto del modo di azione che vi avevo presentato precedentemente. Come l'abbiamo, ho altre tre diapositive poi appunto, come l'abbiamo evoluto nel progetto Life-Rese questo concetto? In alto vedete quello che è la rappresentazione attuale dello schema di identificazione tossicologica delle sostanze chimiche. Dall'esposizione attraverso un evento molecolare a stabilirsi se ci sono effetti su organelli intracellulari o se ci sono effetti sulla cellula,
o sui tessuti o sugli organi, o una risposta individuale o una risposta della popolazione. Vi sarà chiaro in realtà che a seconda dell'expertise dello scienziato di turno, l'entry point per cominciare a capire se una sostanza ha un effetto tossico può essere praticamente qualunque di questo. Un biologo molecolare inizierà da qui, un biologo cellulare probabilmente da qui, un medico inizierà probabilmente dagli ultimi due step, un epidemiologo ovviamente dall'ultimo e così via. Quello che noi abbiamo pensato è che, ragionando da tossicologi, ma soprattutto da biologi cellulari, il migliore entry point poteva essere invece proprio quello dell'effetto cellulare, soprattutto se associato alla misurazione di un marcatore come quello del PSA per l'epitelio della prostata. Perché? Perché se troviamo un effetto sulla cellula ed è un effetto su un biomarcatore che noi sappiamo già avere una valenza clinica e quindi di un'alterazione patofisiologica, possiamo poi successivamente decidere di tornare indietro verso sinistra di questo schema e intanto progressivamente andare avanti verso destra. E quindi il significato della secrezione del PSA è proprio questo, ma lo stiamo facendo anche con l'alfa-fetoproteina nel caso degli epatociti fetali, lo stiamo facendo anche con la beta-HCG nel caso del trofoblasto, della cellula che poi va a formare la placenta e così via. Stiamo seguendo lo stesso principio con diverse linee cellulari. E vi riprendo la sindrome della disgenesi testicolare. Tutto quello che è noto su questa sindrome può essere praticamente ricapitolato da quello schema di tossicologia avanzata che abbiamo adesso, l'Atlas Outcome Pathway, ma se noi andiamo in vitro, praticamente riusciamo, entrando praticamente in questa parte centrale, ad avere subito un'informazione che ha una importanza tossicologica, che ha un'importanza di suggerimento per l'ulteriore caratterizzazione degli effetti di una sostanza chimica, ma è anche di immediata traslabilità verso la clinica. Questi sono gli altri due esempi che vi avevo portato e spero di essere stato chiaro anche se sono andato un po' di corsa con la carrellata e quindi